Ebbene sì, sopravvissuti, avete capito bene, la beta uscirà il 23 ottobre, come avevamo già detto noi, anche se vabbè, avevamo detto una marea di date, perché avevamo detto il 23 che è quando è cominciata la guerra, il 27 che era la data che compariva sul Pip-Boy nel primo trailer, poi vabbè, si è detto il 14 ottobre, il 4 luglio che poteva essere la festa di indipendenza, comunque vabbè, una marea di cose. Poi il grande Todd, uè Todd, che dici, tutto bene? This great nation accepted lo so, l'ho visto, un sacco di gente sta plagiando i miei video, sì. Ah, ci sarà una pre-beta. Figo. Io ci parteciperò? Vabbè, era ovvio. Per pochi eletti, va bene, perfetto. Ok, ragazzi, quindi ci sarà una pre-beta del 23 ottobre. Facciamo un po' di chiarezza perché ho detto 300 date e c'è stare da capo in cacchio. Allora, dal giorno 23 ottobre l'accesso sarà riservato soltanto ai possessori di Xbox One. Ahimè, ragazzi, sta cosa mi dispiace. Mentre da PS4 e PC si potrà accedere soltanto dal 30 ottobre. Questa è una pessima notizia per i possessori di PS4 e PC che inizieranno una settimana dopo. Comunque adesso non stiamo qui a guardare chi giocherà una settimana prima, chi giocherà una settimana dopo. La cosa bella è che tra un mese ci avremo Fallout 76, ragazzi. È arrivato! Tra un mese sarà nostro. Non hanno scelto Xbox soltanto per far arrabbiare la Sony, ma anche perché i giocatori Xbox sono molto di meno e quindi visto che loro vogliono far stressare i server, inizieranno prima con la Microsoft perché ci sono meno giocatori. L'avevo già detto che fondamentalmente la beta servirà soltanto per far entrare i giocatori a scaglioni e non tutti direttamente il 14 novembre, perché sennò saremmo stati 5 giorni senza riuscire a entrare nei server e non avremmo potuto giocare. Non so se vi ricordate quando è uscito GTA 5, che l'online per 2 settimane non è stato accessibile a nessuno. Comunque vabbè, questo l'avevamo già detto. Noi. Comunque, durante la beta saranno fatti molti test nei server, quindi si potrà giocare dalle 4 alle 8 ore giornaliere. La maggior parte del tempo ci dovranno smanettare, quindi non ci aspettiamo, non iniziamo già a fare i soliti che ci lamentiamo, perché cioè una beta serve proprio a quello. Quindi si giocherà poco in orari prestabiliti, questo sappiatelo. Gli orari di gioco verranno decisi giorno per giorno. Divulgheranno sui loro social l'orario di apertura dei server. Vi consiglio anche di seguirmi su Instagram perché lì riesco a dare le informazioni in modo più immediato. Già della beta avevo avvertito, già da ieri. Comunque, calcolando il fuso orario, i server saranno sicuramente chiusi dalle 4 di notte alle 11 di mattina. Tra le ore rimanenti ci dovrebbero essere dalle 4 alle 8 ore di gioco. Hanno detto che il modo migliore per stressare i server è concentrare tutti i giocatori in un orario ristretto. Quindi vabbè, seguitemi per rimanere aggiornati su quali orari verranno decisi, perché adesso ancora non si sa. Si decideranno giorno per giorno. La beta sarà il gioco completo, come già avevamo detto, e peserà 45 giga. I requisiti minimi di sistema ancora non sono stati divulgati, ma molto probabilmente saranno simili a quelli di Fallout 4, quindi se vi girava Fallout 4 andate tranquilli. Girerà anche il 76. Non c'è accordo di non divulgazione, quindi dal 27 potremo condividere tutte le nostre esperienze di gioco senza problemi. Tutto quello che riusciremo a fare durante la beta, come salire di livello, raccogliere oggetti rari, tutto quello che avremo, rimarrà anche dopo l'uscita del gioco. Ci sono dei se, ovviamente. Se dei giocatori riuscissero a sfruttare dei glitch e salire a di 50 livelli in questi 10 giorni, quindi se il gioco venisse già compromesso in fase di beta da questi cheater, la soluzione sarebbe resettare gli account prima dell'uscita del gioco, ma per adesso hanno detto che i salvataggi resteranno, quindi speriamo bene. La Bethesda sembra avere la situazione sotto controllo, o almeno loro sono convinti. Vabbè, speriamo bene, speriamo che le persone non sfruttino bug. Se succederà comunque, ragazzi, rimettiamo tutti perché questi resettano tutto. Sembra che per questi primi 20 giorni di beta i trofei saranno disattivati. E quindi per prendere i primi trofei probabilmente dovremo fare un altro personaggio e rifare le prime missioni. Comunque ragazzi, sono state dette tante altre cose, ma sono tutte cose che io già avevo detto, quindi sinceramente non mi va di fare un video dove ripeto le stesse cose. Quindi vi linko in descrizione la mia playlist, lì troverete tutte le informazioni che avevo già predetto. Già che ci sono, se rispondo a due domande stupide che mi facevate tutti. Allora, la prima è se si dovrà pagare il PlayStation Plus e l'Xbox Live per giocare in multiplayer. Ovviamente sì, ragazzi, la risposta, perché si è sempre pagato, perché per Fallout non si dovrebbe pagare. Altra domanda sciocca che mi ponevate tutti è se si potrà mirare o non si potrà mirare. E certo che si potrà mirare, ragazzi, ma che cazzo vi viene in mente? Non si potrà mirare.
Comunque qua il super evento è che sono stato scelto insieme a altri youtuber che parlano soltanto di Fallout, quindi probabilmente giocherò nell'early access con altri youtuber americani cazzutissimi, tipo Noxon o altra gente. Non lo so, sto un po' nel panico. Proprio lo stesso Oxon ha spoilerato l'esistenza di questa pre-beta dicendo in un tweet che prima di questa beta ci sarà una pre-beta dove ci sono solo youtuber. Saranno dei server popolati soltanto da youtuber, fondamentalmente. Comunque, ragazzi, preparatevi perché dal 27 già usciranno dei gameplay. E dai a tutti. Bella, raga, un bacione. Siamo 10.000, andatevi a vedere vlog, famoni, speciale 10.000. Benvenuti a tutti noi arrivati, ragazzi.